piace pensare che i primi frati che sono arrivati qui a San Francesco, a Parma, ecco, avessero salutato le persone così: il Signore vi dia pace. E questo saluto, il loro modo di comportarsi, il loro modo di atteggiarsi, abbia davvero affascinato i parmigiani, tanto da chiedere che si fermassero qui e che costruissero una chiesa, un convento. Le origini del francescanesimo a Parma sono state caratterizzate da due personaggi che sono abbastanza famosi, uno più nella storiografia, Fra Salimbene da Parma, una delle grandi fonti del Medioevo italiano a livello storiografico, e l'altro è meno noto ma probabilmente più importante, è Fra Giovanni Buralli da Parma, anche beato, che è stato il settimo successore di San Francesco alla guida dell'ordine. Dall'architettura e dai dati che sono emersi anche dalla scopertura degli intonaci più antichi, abbiamo la certezza che gran parte di ciò che vediamo, almeno nelle superfici, è quattrocentesco. Lo sviluppo del cantiere di San Francesco è probabile che abbia radici molto più antiche. Teniamo conto che in quasi tutta Italia e certamente nella pianura padana tutte le presenze francescane cominciano a sviluppare grandi chiese, per esempio a Bologna, nella seconda metà del 200. L'intervento a cui assistiamo è l'intervento di consolidamento e di restauro conservativo della chiesa di San Francesco del Prato, ex chiesa più precisamente, perché questa chiesa, diciamo, costruita nel 1200, in realtà col 1800 e con le soppressioni napoleoniche era diventata carcere. La chiesa e una piccola parte dell'antico convento in concessione alla diocesi sono in fase di restauro, perché la chiesa ritorni al culto, ma anche aperta a tutta la città, anche attraverso iniziative culturali in dialogo con il tessuto cittadino. La prima finalità è restituire alla città questo gioiello gotico di cui la città era privo. La funzionalità a cui sarà dedicato, certamente alla funzione di culto, perché questa è l'oggetto della concessione con la proprietà, con l'agenzia del demanio. Unitamente a quello ci saranno tutta una serie di funzioni e di fruizioni che saranno possibili a tutta la città, momenti artistici, momenti musicali, momenti anche civici. Altrettanto potrà dirsi dell'attività accademica che si svolge nei limitrofi locali esattamente adiacenti a San Francesco del Prato. Quando noi siamo entrati in questo luogo abbiamo trovato sostanzialmente un cantiere a cielo aperto, nel senso che c'erano macerie ovunque, non c'era un pavimento, c'erano le macerie, c'erano i residui delle fornaci dove cuocevano i mattoni riportati allo scoperto, c'erano tombe scoperchiate e ossari e c'erano attraversavano le colonne i segni delle murature delle pareti. Per quanto riguarda il reperimento dei fondi necessari per la realizzazione di questo intervento di consolidamento e restauro, è una virtuosissima esperienza di collaborazione tra pubblico e privato. Ha una prima disponibilità raccolta in sede privata da Fondazione Cari Parma, da Credi Agricole, dalla famiglia del dottor Alberto Chiesi, si è presto aggiunta una sostanziosa disponibilità di risorse anche pubbliche. Prima fra tutti è stata la Regione Emilia-Romagna a dare la propria disponibilità a intervenire per consentire questo importantissimo recupero con l'importante somma per noi di 500.000 euro, e a seguito della Regione Emilia-Romagna è intervenuto anche il Ministero dei Beni Culturali che per ovvie ragioni di patrimonio culturale che riveste questo bene si è altrettanto significativo preso cura di questo bene. Si deve sicuramente aggiungere i benefici fiscali che derivano dal bonus e non da ultimo, anche per la grandissima capillarità del sostegno, la raccolta di fondi popolare che ha portato fino ad oggi alla raccolta di circa 300.000 euro. Un particolare rilievo hanno anche le tempistiche in un intervento come questo. Nel febbraio del 2018 la concessione tra l'Agenzia del Demanio e la Diocesi è stata sottoscritta. Nel mese di settembre il cantiere
quartiere era già operativo, che vuol dire che diciamo, la fase progettuale e tutte le indagini erano state espletate. Verrà nuovamente consacrata il 2 di maggio del 2021. I programmi erano di aprirla entro l'Immacolata, cioè l'8 dicembre, in occasione di Parma, capitale della cultura. In realtà la virtuosa collaborazione, prima di tutto con la sovrintendenza che sta seguendo quotidianamente i lavori del cantiere, ma anche l'efficienza di cantiere, consentono di riconsegnare alla città nell'arco di un paio d'anni un bene con lavori di questa portata da realizzare.